Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Grazie mille per i mi piace nel video di ieri. Anche oggi ancora Rainbow Six Mobile, in questa serie qui sul canale, in attesa che ovviamente possa riuscire a darvi informazioni su quando ci sarà il lancio del gioco per tutti noi. Ragazzi, eccomi qua, sono nella lobby. Ho giocato, raga, un botto ieri sera e adesso voglio fare una cosa qua assieme a voi. Andiamo un attimino nel Battle Pass, perché questa volta vado a spacchettare un pacchettino qui che c'ho come pass gratuito in realtà. Quello premium, a parte che mi sblocca Cavera, mi piacerebbe un sacco, ma purtroppo per il momento preferisco non spendere, visto che ancora devo capire se effettivamente ci sarà reset o meno una volta che ci sarà il lancio. Speriamo non sia buggato. Ok, bellissima l'animazione tra l'altro. Oh, ho sbloccato i ticket, 4 ticket. Ah, ecco come si fa a sbloccare gli operatori. Ok, sia giocando, quindi scegliendo l'operatore nel lobby, ci sono tipo dei ticket che ti fanno utilizzare il personaggio finché in realtà poi non li acquisti, se ho capito bene. A parte che voglio capire un attimo cosa succede se arriviamo all'ultimo livello del Battle Pass Premium soprattutto. Che cos'è sta roba qui? Ha un banner epico come ultimo coso, ok. E qui tipo i ticket praticamente per utilizzare Caveira. Signori, andiamo a giocare in Clubhouse. Finora mi avete visto giocare nella banca, andiamo su Clubhouse. Ed eccoci qua, signori, sono in team Best of 3 questa volta in Clubhouse. E tra l'altro ieri non hanno scritto nulla sul server Discord o su Twitter per quanto riguarda l'ultimo lancio di inviti ai Play Store agli utenti. Non so, raga, vediamo un attimino, vediamo se oggi c'è qualcosa nel caso vi aggiorno il video di domani. Raga, oggi mappa nuova Clubhouse. Non so se l'ho sbloccato perché ho raggiunto un livello diverso, però io vado a sbloccarmi Bandit. I ticket per Bandit che non avevo ancora usato. Buono. Ok, da quelli che ho capito l'abilità tipo elettrifica le barriere. Oh, nice, non avevo ancora usato questo operatore effettivamente. Ecco come si fa a utilizzare gli operatori, tramite i ticket. Mi sa che non si acquistano, ma con questi ticket, questi bigliettini. Ed eccoci qua, let's go. Ok, ok, ok. Questa mappa non la conosco, ma vediamo che succede. La latenza sembra un po' dare problemi, ma vediamo bene. Andiamo a rinforzare, mettiamo subito il gadget, vediamo se riesco a utilizzarlo bene. Mettiamocelo anche di qua. No, che adesso c'è dall'altra parte, va bene. Raga, spero sia giusto comunque, eh. Dovrebbe essere corretto. Ah, ma ne ho tipo 4? Wow. Ok, let's go. Tra l'altro, raga, super fluido. Super fluido anche qua la telecamera, guardate, le videocamere di sorveglianza. Tanta, tanta, tanta roba. Super. Eccoli. No. Dai, va. No, dai, no, non ci credo, hanno fatto in tempo. Andiamo avanti, scendiamo giù. Ok, ce ne sono ancora 4. D'accordo. Attenzione, secondo me qua c'è qualcuno. No, è il mio. Ok, ok, fratello. Qui lo ammetto, volevo rushare io. Ci portiamo a casa la prima win. Molto bene. Tra l'altro mi sembra che Clubhouse non abbia la modalità 5v5. Ecco intanto la mia primissima kill. Mi piace Clubhouse, vi dico la verità, mi piace più della banca, della mappa bank. Raga, come sempre, un bel mi piace per supportarmi. Se vi piace questa serie fatemi sapere. E andiamo, raga, stavolta a scegliere Sledge. Let's go, qui possiamo anche, se premiamo sulle armi, possiamo vedere un'anteprima, la descrizione di tutto quanto. Mi piace sta cosa che l'hanno pensata. Tra l'altro, vedete che, raga, quelle tacchette lì, quelle tacche azzurre dovrebbero essere i ticket con questo lucchetto finale, che se raggiungiamo, quindi lo raggiungiamo, possiamo sbloccare completamente, penso, l'operatore. Ma secondo me funzionerà diversamente quando ci sarà il lancio. Qualcosa mi dice questo, perché sul sistema dei ticket non è molto chiaro, per chi inizia a giocarci. Ok, bomba trovata, molto bene. Let's go, trovati. Ti piacerebbe. Ok, mi ha preso. E andiamo a spaccare con il martello tutto quanto. Ah, la parte migliore, ragazzi, la parte migliore. Let's go. Atterrato e distrutto, signori. Ma che fa questo? No, eh. Raga, se lo faccio fuori con la granata. Top. È lì. Olè. Let's go. E facciamo fuori il tipo atterrato. FBI open up, se no non sono contento. Ok, manca un nemico. L'ho fatto, l'ho fatto. Let's go.
Bellissimo, raga. Quanto è preciso lo sparo, raga. Mi piace troppo. Cioè, vedo troppo, raga, una somiglianza in termini di gameplay, di precisione, ok? Con la mira, con lo sparo, alla versione per PC. E questa è la cosa che mi piace di più e che mi dice bellissimo gioco, davvero. Raga, ne facciamo un'altra perché il best of three sono troppo, troppo brevi. Se vinciamo, ovviamente, due partite. Un giorno dovrò fare il video in cui li faccio fuori tutti io, eh. Aspettatevelo, lo capirete dal titolo. L'MVP, Dragon, ovviamente. Let's go, raga. Io faccio ancora Clubhouse. Mi piace veramente un sacco sta mappa. Un altro best of three in Clubhouse. Sembra che questa volta ci siano meno bot. Sembrerebbe così dai nickname. No, mi ha preso l'operatore. Nevermind, let's go. Ci siamo, ragazzi, eccoci qua. Tra l'altro vedo che la latenza ogni volta solo inizio partita si manifesta. Sta cosa è molto strana. O magari è normale. Non lo so. Per il momento tutto ok. La bomba mi sembra l'abbiamo trovata. Molto bene. Ok, ci siamo. Vediamo cosa combiniamo stavolta. Devo entrare di qua, prima di tutto. Voglio entrare di qua. Ok. Molto bene. Madonna, mi sono cacato addosso, raga. Poi. Fatemelo fare, sì. Dai, che adesso ci sparo una bella kill. Accendiamo. Vediamo se c'è qualcuno. È certo che c'è qualcuno. Let's go. Madonna, raga. Qualcuno di voi, tra l'altro, mi ha detto di sistemare la sensibilità. Così che quando miro, non ho troppi problemi. Raga, ma quanti kill ho fatto? Oh, li ho quasi fatti tutti. Li ho quasi fatti tutti. GG. Questo colpetto in termite è stato epico. Con termite. Ed eccolo qua. Il mio bellissimo replay. Che smirata, ma ci sta. Non vedo l'ora, raga, di giocare solo con persone reali. Non vedo l'ora. Allora, Bandit, let's go. Raga, domanda per voi. Qual è il vostro operatore preferito su Rainbow Six Mobile? Let's go. Tryout. Mi prendo ancora lui, Bandit. Ok. Let's go e difendiamo. Uno fatto, due fatto. Ok. Ok. Perfetto, signori. Scommettiamo che arrivano da qua. Al volissimo usiamo questo. Ah, subito così, fuori di casa è andato il tipo. Reloading. Ti piacerebbe. No, non ci voglio credere. Raga, aiuto. E niente, non mi aiutano. Grazie mille. Quando vuoi, amico mio, quando vuoi, io sono qui. Stai still, fixing you. Thanks, bro. Raga, si vede che sono da smartphone. Se ero su schermo grande, li avrei fatti entrambi in un istante, signori. Olè, bravi. Devo capire se Clubhouse c'ha la best of 5. Non lo so, non ho ancora capito. Signori, un altro gameplay è andato. Ditemi nei commenti che cosa vi piacerebbe vedere in un gameplay di Rainbow Six Mobile. Rimanete aggiornati con me, raga, qui sul canale. Attivate la notifica e non perdetevi i prossimi video. Ci vediamo, ciao.